Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Brutal e oggi, signori, ci dovremmo trovare, se non sbaglio, nel quindicesimo episodio su Uncharted 4. Nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo fatto un casino della Madonna tra inseguimenti, un macello che chi più ne ha più ne metta, ragazzi, uno dei più belli inseguimenti mai visti nel mondo dei videogames, a mio avviso. E ora, signori, ci troviamo un passo avanti a Rafe. E dobbiamo esplorare queste isolette che abbiamo raggiunto con la nostra barca insieme a nostro fratello, mentre, visto che Elena ci ha sgamato, abbiamo mandato Sully per dire a tenerla al sicuro. Quindi, signori, non perdiamo tempo e cominciamo subito la nostra avventura. Ok, raga, partiamo. Dobbiamo esplorare le isolette. Allora, arretrare prestia visuale. Allora, Se vediamo un vieni in po'. Questo presenza, sembra soltanto uno ti invito scoglio, a raga. Anche divertirti a pesca. se secondo me tutti sti scogliettini qua, ragazzi, saranno tipo strapieni di tesori. Però Forse vabbè, l'Italia è più qualcosa come una capanna sulla spiaggia. raga. Ok, occhio qua che c'è una lingua di Sei sabbia. attaccato all'albero. Forse Avery ha dilapidato la sua fortuna per imbastire una caccia al tesoro e ha finito i soldi prima di Ok, costruirla. raga, io direi di andarci Esatto. a controllare Se avesse davvero qualcosa. questo pezzo qua, che vedo che c'è, non so se c'è da arrampicarsi o cose del genere. Ok, esci dal veicolo, vai raga, andiamo a controllare qua. Minchia che tuffo, in così poca acqua poi. Ok, allora, vediamo un Sam, po'. diamo un'occhiata. Buona idea. Qua c'è una caverna, raga, andiamo a vedere. Ok, oddio. Ci sono barili. Scorte di una spedizione precedente. Ok, vediamo un po'. Allora, 17 Ce l'hai messa? gennaio 1808, raga. Un anno fa ero rinchiuso in una squallida cella a Panama con in mano un misterioso croce di legno. Ora mi trovo sulle coste di un arcipelago disabitato in mezzo all'oceano Indiano, sempre più vicino a portare a termine l'impresa ingiustamente negata a nonno Burns, il capitano Derby e la sua ciurma. Stava iniziando a dubitare di me. La morte del nostro quartiermastro nella trappola scozzese aveva minato la loro fiducia. Così come la settimana trascorsa a setacciare le montagne di Kings Bay. Merda, raga, in pratica hanno fatto la stessa cosa che stiamo facendo noi. Tutto il macello che stiamo facendo noi l'hanno fatto anche loro un sacco di anni prima. Ok, raga, mettiamo via e procediamo. Allora. Sam, l'ha scritta il nipote di Burns. Vediamo un Potrebbe po'. perdere un senso. La croce a Panama era vuota. Forse ha seguito la nostra stessa pista. Ok, allora, vediamo un po'. Qua c'è una Chissà cosa ci croce. racconterebbe. Beh, i morti non parlano. Vediamo cosa si è appuntato Nate. Ah, ok, ha disegnato. Che bello, minchia, è troppo bravo a disegnare Nate. Ok, allora, secondo me qui abbiamo trovato tutto quello che c'era da trovare, raga. Direi di procedere. Ok. Procediamo, raga. Ma guarda, è impossibile starti dietro. Passiamo di qua. Oh, raga, qua c'è qualcosa di più grande, possiamo dire. Quello è senza L3. dubbio un segno di presenza umana. Eh sì, direi Probabilmente proprio. piratesca. Allora, raga, io direi che do un attimo un'occhiata anche a questi scogli qua, almeno da giù dalla barca, giusto per vedere se ci sono sbarluccichi vari. Sensazione strana. Siamo a un passo dal compiere qualcosa di grandioso e io mi sento allo stesso tempo eccitato e terrorizzato. Capisci cosa voglio dire? Eh beh, raga, ci credo. Ok, anche di lì c'è una torre. Non so dove dobbiamo andare prima, raga. Io vado a caso. Posso solo andare a caso, raga. Non posso sapere dov'è che devo andare prima. Ok, allora dirigiamoci verso quella torre lì. Vediamo se troviamo qualcosa. Ma lì c'è una caverna, raga. Cosa dite? Dobbiamo arrivare a quella torre. Un attimino, do un'occhiata qua.
Ah, ok, no, no, qui si sale. Ok, niente di che, raga. Era solo per salire, tutto qua. Saliamo qua. Dunque. Allora, il posto, ragazzi, è veramente fenomenale, eh? Cioè, non ci sono parole per descrivere quanto cazzo è bello sto posto. Come saliamo? Saliamo da qua. Bella, c'è la scala, figa. Meglio di così. Ok. Cioè, guardate voi il colore dell'acqua. Mamma mia, i Caraibi, rega, sembra di stare. Vai, procediamo. Qua c'è tutta una spiaggia, rega, ce ne sarebbe da esplorare. Ok, siamo alla base della torre. E vi pare che c'era la scala per salire, bella tranquilla? Oh, che fai, Nate? Sali. Allora. Dai, ok, così volevo fare. Sali qui. E oppala. Vai, vai. Vai che regge, vai che regge. Ho parlato, raga. Ok, qui c'è un barile. Posso aggrappare? Sì, perfetto. Lì c'è tipo una botola per salire. Vediamo un po'. Sam, di qua. Oh, cazzo, raga. Oppa là. Ok. Saliamo, saliamo, saliamo. Perfetto. Perfetto, raga. Ok, siamo su. Ah, c'è qualcosa, raga. Forse ci siamo. Oddio, che bella. Sembra quasi fatta in oro. Specie di simbolo. Potrebbe essere una freccia che ci indica la direzione, Siamo ragazzi. sull'isola. Oddio! Wow. Porca puttana, raga! Come facevi a saperlo? Se c'è una cosa che ho imparato da te, è premi ovunque. Certo! Guarda lì, lo stesso simbolo. Ok, raga! Altra freccia. Un'altra freccia. Dobbiamo seguire le frecce, probabilmente. Guardate là quante grotte che ci sono. Guardate di là. Che è sotto di noi. Sì. Direi che però non possiamo assolutamente scendere da qua. La barca è sotto di noi, qui non si può aprire, quindi dobbiamo tornare giù. Così. Ok, io spero che sia abbastanza lunga la corda. Perfetto, raga. Perfetto, fantastico. Allora, diamo un'occhiata in giro qua alla torre, non mi pare che ci sia nulla, quindi direi che possiamo andare verso la barca. Ok, allora di qua, oddio. Ok. Allora, raga, qui è dove è apparso questo. Abbiamo lasciato la barca sull'altro lato dell'isola. Eh sì, dobbiamo andare a prendere la barca, raga. Però di qua che cosa c'è? Raga, io sono troppo curioso. Perché generalmente io tutti questi giochi qui li esploro a manetta quando gioco offline. C'è una grotta. C'è una grotta. Oh, ok. Ok, dai. Un tesoretto ce lo siamo trovati, raga. Sembra un portaspazzolino da denti. Ma va bene, per noi va bene così. Procediamo, dai, andiamoci a prendere sta barca. Controlliamo anche un po' sotto qua, tipo. Ragazzi, questi isolotti qua saranno proprio disseminati di tesori. Ne abbiamo trovati due in 5 metri, raga. Figuratevi voi che cosa ci sarà in giro in questi isolotti qua. Veramente, ci sarebbe da diventare ricchi soltanto trovando le cose qua. Allora, io andrei a vedere innanzitutto là, nell'isola questa qui che abbiamo proprio qui di fronte. E andiamo a vedere un po' perché lì ci sono varie grotte, c'è la torre, quindi io voglio andare a vedere anche lì, raga. Ok, saliamo al volo. Seguiamo le frecce e vediamo dove portano. E si parte.
Allora, lì la freccia infatti indica proprio qua. Ok, Ehi, guarda, c'è un'altra freccia. qui indica dall'altro lato, ragazzi. Però io voglio comunque scendere a vedere che cosa c'è. Andiamo a vederlo, raga, insieme. Allora, vediamo un po'. Ragazzi, la curiosità è tantissima. Puoi scommetterci. La mia curiosità è veramente tantissima, perché poi il mondo di gioco è disegnato anche davvero, cioè, troppo troppo Guarda lassù, bene. sembra un sistema di carrucole. E io mi vorrei Non c'è modo di arrampicare. salire. Ah, non c'è modo di salire, raga. Quindi magari ci fa fare il giro. Ci farà fare il giro e ci farà salire dall'altro lato. Quindi seguiamo la freccia, vai. Ok. Allora, sicuramente fare la guida ai collezionabili un gioco del genere sarà una bestemmia, ragazzi. Veramente una bestemmia. Allora, se mi è salito, raga, direi di andare. Ok, ecco qui un'altra freccia che indica di là. Cioè, indica il mare aperto. Un'altra di quelle frecce. Ok, questa indica di qui. E qua c'è una spiaggetta, effettivamente. Spiaggetta che però non mi pare ci sia niente di che, ragazzi, eh. Io direi di procedere. Mio Dio, che posto, raga. Raga, qua si può salire, io scendo. Oppala. E merda, non ci sono arrivato mai. Ok. Proviamo a salire, raga, vediamo un po'. Mamma mia, ok. Siamo su. Oh, tesoro, grande! Mi tuffo! Non l'ha fatto di testa da così in alto, raga. Vabbè, dai, ci sta. Ok. Siamo di nuovo in barca. Permesso, Sam. Allora! Ok. Siamo di nuovo in barca, raga. Procediamo. Siamo a 13 minuti, ok. Allora, vediamo. Qui c'è una freccia, raga. Indica lì dentro. Ah, vai, entriamo. Portale gigante. È un buon segno. Oh mio Dio, raga, ma dove caspiterina siamo finiti? Ok. Camera segreta, scale. Sembra promettente. Ok, raga, proviamo a salire qua. Voi cosa ne dite? Allora, lì c'è una freccia che indica di andare di lì, però quel salto lì è troppo esagerato, effettivamente. Ok, andiamo sott'acqua. Questa, raga, a me sembra tipo una porta gigante, no? Sì, dai, raga, è una porta, per forza questa. Però qua sotto non si vede un cazzo. Niente, no, non si riesce ad aprire. Allora, raga, quel portone lì non si riesce ad aprire. Provo ad arrampicarmi, è l'unica cosa. Vai. Ok, tutto voncio di merda di gabbiano, ovviamente, raga. Però ci sta, ovviamente è casa loro. Cosa? Arrampicarsi quassù? Certo, arrampicarsi sulla scogliera di un'enorme e segretissima isola pirata. Sì, come no. Ok, saliamo qua. Sembra una figata da fumare. Sam è tutto felice. Ok. Merda. Oddio santo. Ok, raga, ci siamo. Ok, raga, siamo arrivati qua sopra. Perfetto. Quindi dobbiamo lasciare lì la barca. Evra non era tipo da sobrietà e sottigliezza. Per la Madonna, raga. Se hai soldi, ostentali.
Ok, procediamo. Qua che cosa c'è? Niente. Sembra molto strano che in un posto così al buio non ci sia niente, rega. Però pare non ci sia nulla. Ok, di lì invece. Andiamo a vedere anche di lì. Allora, qua niente, c'è soltanto scalettina per andare oltre. Ok, andiamo su. Andiamo verso la porta, va. Che è sbarrata in malo modo. L'ingresso è bloccato dalle macerie. Già. Strano. Sospetto che gli ingegneri di Ederi non abbiano tenuto conto dei secoli di erosione. Ovviamente. Cerchiamo un'altra strada. Ok, allora vediamo un po'. Qui c'è da arrampicarsi. Proviamoci, regà. Che rimane altro da fare. Ok, siamo su. Vediamo un po'. Anche qua è bloccato. No, però qui possiamo passare, Jason, vai. forza, dammi una mano. Sì, ok. Ok, vai, 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 vai. E... Oppala! Ok. Ok, passa tu. Via! Perfetto. Siamo dall'altro lato. È un continuo arrampicarsi e strisciare sotto gli ostacoli, vero? Eh sì. Oddio. Scioccante vita di un cacciatore di tesori. Concordo, raga, spettacolo. Allora, vediamo un po'. Secondo me dobbiamo procedere qua, ragazzi, eh. Saliamo qui. Ok, qua c'è un'altra grottarella. No! Vabbè, sono caduto. Merda, devo rifare. Oddio, regà, devo rifare. Maledizione. Ho fatto una cazzata. Sicuramente non dovevo scendere. Poco ma sicuro, regà. Ritorniamo su. Ok, ci siamo. E procediamo di qua. Ok. Ci siamo, regà. Mi ricordano la cattedrale di Sant'Isma, ma non lo so. Allora, là c'è vedo un ponticello bellissimo proprio, Come che mi l'hanno ispira fatto? proprio solidità in una maniera allucinante. Ma come ci arrivo? Sì, lo vedo. Merda, raga, non so come arrivarci. Dobbiamo magari salire sulle arcate, qua? No. Qua no. Dove cavolo bisogna salire, raga? Maledizione. Allora. Dunque, ragioniamo. Qui c'è una mezza scaletta. Sì, Sam, sono d'accordissimo. Ah, oddio. Merda, raga. Ok, qui c'è una scala. Ok. Direi tale da Perfetto. raggiungere il ponte. Vai. Allora, Sam va su da Andiamo. qua e noi sicuramente però non potremo andare. Vedi se trovi qualcosa lassù. D'accordo? Allora? Una via c'è, ma non vedo altri modi per salire. Ok, Aspetta. allora, vediamo un po'. Secondo me, ragazzi. Oh, Sam, Sam! vai! Stai bene? Almeno sono arrivato di là. Ok. Ok, ora possiamo Ho salire trovato un qua. modo per farti salire quassù. Aspetta. Sì, intanto do un'occhiata qua. Sam! Novità? È sparito. Sam! Sei ancora lì? Accidenti. Merda, ma state scherzando, raga, dove è finito? Vediamo un po'. Ho incasinato il mio matrimonio. Ho Ah. deluso il mio migliore amico. Ho due folli e il loro esercito alle calcagna. E ora mio fratello è scomparso. Minchia, Lato che positivo, riepilogo. non c'è nessuno nei paraggi a darmi dell'idiota. Che riepilogo della situazione, raga. Mamma mia. Un po' tragico effettivamente, eh. Però dai, ce l'abbiamo fatta. Penso che da qua possiamo arrivare. Dio santo. Ah, eccolo lì, Sam. Sei già qui? Ma dove eri? Cercavo un modo per farti salire. Ok, ma
questo punto salta e basta. Sì. Ok. Grazie. Dai, potrebbe servire quella cassa. Alla grande. Ora possiamo andare. Okay. Andare dove, se posso chiedere? Allora. Qui c'è una croce. Merda. Qui c'è un'altra croce. Ma niente tesori e niente appunti sul diario, raga. Quindi qua non possiamo andare da nessuna parte. Oh mio Dio, raga, non vorrete... Oh. Ma quella cassa là non servirà? Oh. Dai, lancialo lì. Ok, dovevo andare più vicino. Allora, vediamo un po'. Secondo me dobbiamo calarci. Però aspettate un attimo, voglio vedere. Non mi hai sentito? Quando? Minchia, ho provato a chiamarti. Ah, Ti ho sentito? Perché? Eri preoccupato? Temevo che qualcosa ti avesse distratto. Ah, sarei io distratto. Questo cosa vuol dire? Niente. Andiamo. Ok. Sì, certo. Allora, caliamoci giù, raga, vai. Caliamoci giù da qua. Dio santo. E lì c'è un posto per aggrapparsi, ragazzi, non so se l'avete notato. Però non ci arriviamo, merda. Dai, più giù, più giù, più giù. Ok. Giù di così non posso andare, ragazzi. Merda, no. Dai, ci siamo quasi. Ok. Ci siamo, raga. Ok, saliamo di qui. Qua c'è un altro punto per attaccarsi e voilà. Ok. Ok, ok, ok. E adesso però? Qua, qua su. Guardate Sam, raga. Che spettacolo. Ok. Aggrappiamoci lì. Merda, che botta. Ok. Raga, io mi aggrappo di lì. Non so come mai, ma mi ispira più di qua che di là. Ok, saliamo qua. Vediamo un po'. Qua non c'è nulla. Arrampichiamoci, rega. Perfetto, siamo ancora sulla strada giusta. Minchia. Allora, stiamo andando sempre più in alto, poco ma sicuro. Ok, qui c'è una grotta, credo. Credo, sì. Sì, possiamo passare in mezzo, vai. Minchia, e mo'? Già, un bel salto. Non dobbiamo passare di qua a quanto pare, raga. Dobbiamo, ah beh, dobbiamo sicuramente andare a ispezionare questa torre. Perché nessuno l'ha mai trovato? Effettivamente è un po' in bella vista, eh. Ok, tesoro per noi. E basta, quindi non bisogna andare di qua. E dove bisogna andare? Su di qua. Vai. Ok. Usciamo di qui. Andiamo di qui, raga. Avresti mai pensato di finire in mezzo a storie da pazzi come questa? Mamma mia, veramente. Non ci resta che scendere. Ok. Però aspettate, raga, perché mi fa andare anche di qua? Qui c'è un tesorino, eh. Ok, tesoro preso. Dobbiamo scendere. Fango! Merda. Ok, tutti belli bonci. È la seconda più grande cisterna che abbia mai visto. E qual è la più grande? Te lo dico dopo. Forza, scendiamo. Bella, raga, vi ricordate? Nel terzo episodio? Che c'era tutta la cisterna d'acqua che poi era, diciamo, contaminata da quell'anfora. Vai!
Perfetto, perfetto, rega, perfetto. Procediamo. Vieni da questa parte. Porca puttana! Sentitelo come impreca, Sam. Aia. Ok, siamo dentro. Allora, ci sono troppe porte, ragazzi, per i miei gusti, eh. Troppe, troppe porte. Questa è quella chiusa, che non potevamo oltrepassare. Ok. Andiamo, direi, in ordine così, vai. Oddio, che stanza! Merda, raga. Progetti. Sì, ciao. Piratiland. Che pirla. Sam, guarda questo diorama. Sembra la strada di una città. Avranno davvero costruito questa roba. Con questa gente non si può mai sapere. Merda, raga, questa sembra... Mi sa che sarà Libertalia. Questo che cos'è? Non mi ci fa fare niente, raga. Me lo fa soltanto riporre. Non so come mai. Oh, oh, oh. Altri progetti. Marrone grafie. Quella. Guardate qua tutti i simboli. Dai un'occhiata. Tutti i loro... Sigilli dei capitani. Sigilli. Tutti raccolti intorno ad Avery. Eh sì. The Founders. I fondatori, raga. Our code. Il nostro codice. Avery e Tio a consiglio con i loro capitani. Forse stavano scrivendo il loro codice di condotta. Il Bill of Rights dei pirati. Come i pirati dei Caraibi, raga, che c'è il codice. È la nave di Avery. La fence. E sta attaccando la Gunsway. Minchia. Sì, tutto è iniziato. Nathan, questa è la storia della fondazione di Libertaria. Eh sì. Ok, raga, allora una stanza ce la siamo esplorata, procediamo con la prossima. Questo a me sembra tipo un magazzino. Ok, qui c'è qualcosa. Sono anche delle scorte, attrezzi, sementi. Provviste, forse saranno scadute ormai. Eh sì, direi proprio di sì. Grazie, riposto è questo. Vediamo che cosa ci dice Sam, raga. La situazione si fa tentacolare. Hanno progettato Libertalia. Resta una domanda. Hanno realizzato i loro piani? Per forza. Guarda che roba. Non passi la vita ad architettare qualcosa per poi rinunciare all'ultimo secondo. Non so. Allora, io mi faccio un bagnetto qua, raga. Vediamo che cosa c'è. Ah, questa è la stanza dei progetti. Ok, perfetto. Oh no, stai Sam, stai pure. Dovevo soltanto controllare una cosa. Andare sott'acqua. Ok, raga. Sono passato sotto. Saliamo qui. Merda, raga, qui c'è veramente da perdersi, eh. Ok, comunque siamo sempre qua. Direi di procedere con un'altra stanza. Ci vediamo ancora una stanza, ragazzi, poi vi devo salutare assolutamente. Ok. Ok, qua c'è il giro di Avery, che ovviamente a me sembra più un tasto. Se ci andremo sopra probabilmente succederà qualcosa. Controlliamo. Perfetto, raga. Cazzo. No, in un modo passare. Sentitelo Sam come è cazzato, raga. No. Ok, vai, tiriamolo su. Vai. Ok, dai. Tutti quei tesori. Sì, per ora penso alla mia schiena. Giusto. Ok, signori. Siamo dentro a un posto incredibile. E quel timone laggiù mi dice che secondo me ci aspetta un nuovo enigma. Signori, io spero che questo nuovo incredibile video su Uncharted 4, con questa incredibile esplorazione
vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi. Qui dal vostro caro Brutal, un salutone, bella raga.